delle fasi proprio in questa azione di spoglio dei terreni. Una prima fase che abbiamo definito è quella di selezione dei terreni da colpire. Cioè i terreni non erano scelti a caso, erano generalmente terreni appartenenti a soggetti deboli da molti punti di vista, deboli perché anziani, deboli perché appartenenti a fasce socio-economiche di livello basso, e questa opera di selezione probabilmente avveniva già con il contributo di chi aveva la possibilità dagli uffici di mappare e monitorare questi terreni. Dell'ufficio del comune. Dagli uffici pubblici, e mi riferivo in particolare agli uffici AGEA. La seconda fase è quella di appropriazione di questi terreni, appropriazione fisica, ma anche e soprattutto appropriazione giuridica. Appropriazione giuridica attraverso, nel caso di specie, gli atti pubblici erogati dal notaio contraio, che come sapete è indagato, che è stato sospeso per 10 mesi dalla professione di notaio, e appropriazione fisica laddove i proprietari erano in grado di, diciamo, in qualche modo opporsi a questo spoglio, non, diciamo, i soggetti non esitavano a impossessarsi dei terreni anche con la forza o comunque con le minacce. Una terza fase, una volta ottenuta l'acquisizione fisica e giuridica dei terreni, era quella di farli rendere economicamente e quindi di utilizzarli per fare domande di contributi alla GEA ed ottenerle. Contributi che in modo, diciamo, organizzato venivano distribuiti a pioggia fra i vari indagati in modo anche da rendere più difficili i controlli. E una quarta fase che era quella di elusione dei controlli, e in questa in particolare abbiamo potuto purtroppo constatare la sostanziale connivenza di un appartenente alla Guardia di Finanza che ha aiutato almeno in un'occasione ad eludere i controlli. Servizio in un reparto della provincia di Messina. Sì, che dicevo ha aiutato ad eludere i controlli. Arrestato o indagato? No, È indagato e è stata chiesta nei suoi confronti l'interdizione dei pubblici uffici. È una misura che compete al giudice per indagini preliminari perché prevede un interrogatorio di garanzia prima dell'applicazione, quindi oggi non è stata applicata perché compete al GIP. Sono contestati esclusivamente vari reati di falso in atto pubblico, non l'associazione a delinquere. Quindi noi non riteniamo Elementi, elementi per esatto. ritenere che in sostanza il notaio fosse organico rispetto a questa organizzazione di cui ho parlato. Ma gli atti erano tutti stati registrati da lui, però? Di Certo. quanti atti parliamo? Se non ricordo male, almeno 6 atti, se non Sei ricordo atti, male. tutti I registrati da falsi sono 7 quelli contestati, gli atti 6. Comunque ritenuti da voi Italia, appunto Ah, certo, le particelle però sono migliaia. Sì. Questo nasce, come ho già detto, da una serie di denunce di privati che insomma, hanno rappresentato di essersi sentiti truffati, addirittura hanno rappresentato di avere avuto l'espoliazione di terreni, minacce, comportamenti violenti, eccetera, eccetera. C'era tutto un sistema abbastanza complesso che è stato messo in opera per rendere, per, come dire, per acquisire dei profitti illeciti, ecco, in danno dell'Unione Europea, dell'AGEA. Questo viene spiegato nell'ordinanza del GIP abbastanza approfonditamente, è quello di avere reiterato diversi come dire, la stipula, l'espletamento di diversi atti che sostanzialmente sono e recano delle dichiarazioni false. Questa operazione ha avuto l'impulso perché, un impulso notevole perché dal 2012 è cambiata la legislazione sulla normativa sui contributi in danno dell'Unione Europea.